ci troviamo a Padova. Cosa? Da Padre Leopoldo. Per tutti voi. Vedete? Guardate questo monumento a memoria di lui. Che meraviglioso. Adesso vediamo la chiesa, sempre di Padre Leopoldo, vedete, fatto santo, il fraticello, il monaco, come volete chiamarlo. No, frate, non monaco. Frate, beh, monaco sono sempre frati, penso che sì, siano. Ma i vari ordini. Lui sarebbe stato un fraticello, frate. Frate cappuccino. Frate cappuccino, come ha detto il Signore. E questo vedete la statua in bronzo, in memoria di lui. Vedete? Non sei la telecamera? Sì, sì, sì. Bravo. Sempre la chiesa, vedete? La croce. Ma se vuoi andare dentro, via, si parla, no? No, non si può. Il Signore mi ha fatto entrare. Venga dentro. Così vi faccio vedere proprio la chiesa. Vedete il crocifisso. Questa grazia succede, confessionale. Ecco, vedete. Sempre Padre Leopoldo. E la celletta professionale di Padre Leopoldo, vedete? Guardate che meraviglia, vedete? Cappellino. Guardate qua che meraviglia, davvero non meravigliosa. Dopo c'è la tomba, sì, grazie. Questa è la tomba, sempre del santo Leopoldo Mondic. Lui era slavo? Sì. Lui era slavo, vedete, imbalsamato. È una cosa unica che vi faccio vedere, grazie al Signore qui. Vedete, un ricordo meraviglioso, unico per tutti voi. E poi andiamo a vedere la carrozza, che questa la conosco. Sì. La carrozza del miracolo. Vedete, questa è la carrozza sua, del miracolo, che è passato su una stradina stretta stretta, passava un camion, no, non si... il tram. Ah, il tram addirittura passava, sì. E non si sa come ha fatto lui passare lo stesso. No, le mura si sono è stato proprio un miracolo, sì. Un miracolo fatto da lui. No, perché tornava da Lourdes. E tornava da Lourdes, mi dice il Signore. Sì, da Lourdes. Andiamo qui perché c'è il sole lì che disturbava, così la vedete bene, la vedete bene. Dopo qui c'è il suo abito, uno dei suoi abiti ultimi che usava, cioè la sua abito. Vedete tutti i suoi abiti? No, questi qua no, questi no. Questi no. Questo è il suo. Vedete? Questo è il suo. Uno dei suoi abiti. Ecco, uno degli ultimi suoi abiti, vedete? Indumenti, scritto. È nato qua. Indumenti, indumenti di Padre Leopoldo. E mi porta un attimo a vedere la chiesa? Sì, la chiesa. E adesso guardiamo un attimo la chiesa. Venga qui. Qui sono tutte quante le grazie. Sì, grazie. Sì, vedete? Gente,
che la gente ha portato. E tutti i souvenir che la gente compra? No. In memoria? No, queste sono tutte le grazie che hanno ricevuto. Ah, tutte le grazie, sì. Mi dice il Signore che ha ricevuto. Per la sua intercessione. Vedete? Per l'intercessione di San Giorgio. Tutte le grazie sono queste. Adesso andiamo a vedere la chiesa. Sì. E poi vi saluto da fuori. La chiesa vogliamo... È una cosa unica, eh. È una cosa unica. Ho fatto un bello paragrafo che è cosa. Sì. Vai lì. Andiamo dentro di qua per la chiesa, eccola qua. Andiamo dentro l'entrata proprio, questa sarebbe l'entrata della chiesa. Che il Signore ci protegga tutti. Vedete che meraviglia? Qui c'è la chiesa di Padre Leopoldo. Vedete? C'è la Madonna che lui pregava ogni mattina e diceva la Santa Messa. Ah, ecco. L'altare. Questa è la Madonna che lui pregava sempre, Padre Leopoldo, e questo è l'altare della chiesa, vedete? E lì c'è Sant'Antonio da Padova. San Francesco, quello lì mi ha detto il Signore. Grazie, guardate che dipinti. Grazie mille. E questo è Sant'Antonio da Padova, vedete? Ecco, ho fatto vedere. Vi faccio vedere anche San Giuseppe. Questo è San Giuseppe, vedete? Guardate che dipinti, che meraviglia. Grazie al Signore. Ci ha fatto. Signore. Sì, lo so. No, e tutti voi amici appassionati che mi seguite, che Padre Leopoldo vi protegga sempre, voi con tutte le vostre famiglie meravigliose. Altrettanto anche a lei. Grazie a lei, sai. Adesso qua, stupendo. Grazie. Buon viaggio. Adesso dalla statua qui vi mando un saluto. Vediamo un po' un attimo l'ombra. Da questa chiesa meravigliosa di Padre Leopoldo, fatto santo, ci troviamo in città di Padova. Vi mando un abbraccio forte, forte, forte a tutti voi amici appassionati che mi seguite. Con passione col cuore, come io vado in bici a riprendere per tutti voi. Oggi vi ho fatto vedere un evento unico. Avete visto Padre Leopoldo nella sua cassa in vetro? Balsamato. La chiesa vi ho fatto vedere grazie a un Signore che mi ha portato alla guida tutto. Vi mando un abbraccio forte ancora, tutti voi super speciali numeri uno, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco Marchiori da Verona, un grande grazie di esistere. E un grande grazie con tutto il mio cuore di seguirmi in ogni mia ripresa. Sei davvero fantastico, super speciale numero uno. Ciao Francesco, grazie di tutto. Daniele Pavan, un amico, una persona super speciale numero uno. Abbiamo condiviso tantissime riprese assieme. Sono state serate meravigliose. Con le orchestre italiane. Ti mando un abbraccio forte, 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 Daniele, a te, che sei una persona super speciale, numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie, con tutto il mio cuore di esistere. Daniele Pavan, grazie per seguirmi in ogni mia ripresa. Sei davvero fantastico. Massimo,
un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia, Massimo, un grande grazie di esistere. E grazie per seguirmi. Angela Birba, del fan club di Pietro Galassi, del Veneto. Sul ballo Ulisse una voce melodica unica, un artista fenomenale completo. Lo saluto dalla meravigliosa Liguria, la sua regione, con tutta la sua famiglia bellissima, tutta la sua orchestra numero uno. Grazie, signore, mitico Pietro Galassi e tutti voi del fan club del Veneto, con la meravigliosa Angela Birba, che mi segue anche in bici. Grazie a tutti di esistere e a te, Angela, di seguirmi con passione. Davis Consalvan, con la passione della bici come me, da corsa. Bellissima la bici, Davis, che ti è arrivata, bellissima. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis Consalvan da Alessandria, un grande grazie di esistere. E grazie per seguirmi ogni mia ripresa, sei davvero fantastico. Mirka Martini da Monselice, una donna, un'amica super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Mirka, un grande grazie di esistere, di seguirmi. Ilaria Scafali, una donna, un'amica super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Ilaria, un grande grazie di esistere con tutto il mio cuore e di seguirmi. Renzo Cantarello, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere, Renzo, e di seguirmi. Vittorio Salvan, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere, Vittorio. Antonio, il dottore da Scafati, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere, Antonio. Filippo Collinari, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo Collinari, un grande grazie di esistere. Durva Tavares, pensate, da San Paolo del Brasile, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durva Tavares, da San Paolo del Brasile, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Fabio Tavares, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere e grazie per seguirmi, Fabio. Siete in tantissimi, voglio bene. Filippo, fans del grande mitico Giuliano Calore, il re del ciclismo estremo, dall'impresa eroica impossibile in bici, senza manubri e freni. Io ho assistito al 13° Guinness World Record, ne ha 13, la discesa di notte del passo dello Stelvio, pensate, a 77 anni e mezzo, senza freni e senza manubrio. Da 2007-60 è arrivato a Gomagoi, tutti i 48 tornanti di seso, a 1002. Fantastico, grande, 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 unico. O come la scalata dal passo dello Stelvio in 1:36, con la gamba destra solo, senza il manubrio. È incredibile, il tempo e tutto. Lo saluto tantissimo Giuliano, io amico, fans, collaboratore e tifosi dell'Inter, ci guardiamo sempre le partite dell'Inter. Ciao Giuliano, grazie di tutto. Filippo, suo grande fans, e saluto tutto il liceo scientifico di Padova, del Fermi, del Prato della Valle, che quel giorno che sono venuto con Giuliano, che ho messo i paletti a 35 centimetri, l'avete visto. Ancora adesso, ha 85 anni e mezzo e fa quelle cose per le scuole medie, minimo, e poi per le superiori. Siamo andati al Gialucci anche di Padova, dove sono specialisti sul cuore. E i professori sono restati a bocca aperta. Ciao Giuliano, grande, saluto Filippo e un grande grazie a te Filippo di seguirmi. Adesso saluto Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titi, Alex, Montanaro, tutti voi super speciali numero uno, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere. Dal filmatore Renato Zilio, un grande bacio a tutti, vi voglio bene, alla prossima!
da questa chiesa meravigliosa che vi ho fatto vedere, del Santo Padre Leopoldo a Padova. Stiamo entrando a Carbonara. Dalla chiesa vi mando un abbraccio forte, dalla chiesa meravigliosa di Carbonara. La chiesa di Carbonara, meravigliosa la chiesa. Vedete l'orologio, campanile, vedete la veduta dei Colli Uganni. La canonica. La chiesa meravigliosa. Carbonara. Salve. Questa chiesa meravigliosa. Signore ci protegga sempre. Guardate che meraviglia sta chiesa, bellissima. Vedete l'altare? Guardate che meraviglia, che affreschi stupendi. Davvero bella, davvero bella. Vedete la Madonna? Vedete Gesù? Guardate il Signore in croce per i peccati, per tutti noi. Davvero bellissima. Veramente una meraviglia.
guardate, una meraviglia. Lo Spirito Santo, che il Signore sia con te. Si poteva entrare da lì qua, che mi ha fatto un po' di rumore. Aperta una giornata bellissima, ecco, vedete, con l'orologio sono le 9:36 minuti, guardate che veduta, e la chiesa, il campanile è stupendo. Carbonara. Faccio vedere la chiesa dal davanti, eccola qua, vedete la chiesa, Don Giovanni Battista e il campanile con l'orologio. Vedete i coliugani, vedete che meraviglia. Tutti voi amici, appassionati, che mi seguite su YouTube, Renato Zilio, da Carbonara, da questa chiesa meravigliosa che vi ho fatto vedere, vi mando un abbraccio forte a tutti voi amici, appassionati, super speciali numero uno, con tutte le vostre famiglie, un grande grazie di esistere. Il mio cuore batte forte per voi, così non mi dimentico nessuno. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Davis Consalvan, da Alessandria, con la passione della bici da corsa come me, di famiglia di origine veneta, un amico, una persona super speciale numero uno. Davis Consalvan, da Alessandria, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi sempre. Ciao Davis! Daniele Pavan, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Daniele, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi sempre. Abbiamo condiviso tantissime riprese assieme. Sono state serate indimenticabili, uniche. Grazie, Daniele, per tutto quello che sei. Dal Primadoro Renato Zilio. Grande Daniele. Francesco Marchiori, da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Mi segui in ogni mia ripresa. Sei fantastico, Francesco, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi. Grazie di tutto, Francesco. Massimo, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Massimo, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi. Durval Tavares, da San Paulo del Brasile. Un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere. Grande Durval! E di seguirmi, grazie di tutto. Angela Birba, del fan club del Veneto, di Pietro Galassi, un mitico sul ballo lissio, una voce melodica unica, un artista fenomenale e completo. Lo saluto con tutta la famiglia della meravigliosa Liguria, la sua regione, tutta la sua orchestra numero uno,
e tutto il fan club del Veneto, con tutti voi e con la meravigliosa Angela Birba che mi segue in bici. Un grande bacio, grazie Angela di esistere. Antonio, il dottor da Scafati, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Antonio, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Vittorio Salvan, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Vittorio, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere. Mirka Martini, da Monselice, una donna, un'amica super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Mirka, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Ilaria Scaffali, un'amica, una donna super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Ilaria, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Renzo Cantarello, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Filippo Collinari, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Filippo che conosce Giuliano Calore, il padovano, 13 Guinness World Record, l'eroe, le sue imprese impossibili, senza manubri e freni, il re del ciclismo estremo, premiato a Berlino con la medaglia d'oro. Unico al mondo Giuliano, vi cito un'impresa incredibile. In 1:36 la scalata da Prato dello Stelvio al Passo dello Stelvio a 2760 senza manubrio con la gamba solo destra, incredibile, 1:36. Santa Croce, Cervarese, Santa Croce. Fossona, frazione di Cervarese Santa Croce. Vi consiglio di andare a mangiare al ristorante Nonna Lui, o se no Agriturismo Il Bosco. Ci mangiano entrambi molto bene.
Mi fermo un attimo. Termina Teolo, il centro. Punto che mi è volata la telecamera, che l'ho persa quella volta. Ristorante Pesteria Il Ponte, Ponte. Qui ho perso la telecamera della Garmin, mi è volata nel bosco. Frazione di Vaux.
Chauvin. Sotto il comune di Vaux. Stiamo entrando a San Biagio, frazione di Teolo.
entrando al Brescheo, frazione di Teolo. Stiamo percorrendo via dei Colli, ci porterà sui Colli Uani. Andando a Tre Ponti. Trazione di sempre di Teolo.
qui termina Tre Ponti, frazione di Teolo. Il vento contro. Siamo a Villa, comune di Teolo. Termina Villa, comune di Teolo, e stiamo salendo per Teolo. Una salita che si va su con un rapporto da strada, col 50 vado su io.
stiamo entrando a Teolo proprio. Attento! Madonna! Vabbè, ma eravamo sotto, sì! Tranquillo, tranquillo! Sì, va bene! Dell'incredibile. Saluto Filippo, suo grande fans, io amico, fans e collaboratore di Giuliano Calore e interista come me, che ci guardiamo l'Inter sempre assieme, e tutto il liceo scientifico del Fermi di Padova, Prato della Valle, che quel giorno che vi ho portato Giuliano, che ha messo i paletti a 35 cm, avete visto cosa è capace a fare, incredibile, senza il manubrio. Non li sfiora neanche. Si gira perfino con le spalle per passare, è incredibile. Poi la fisarmonica che vi ho fatto, che ha suonato senza il manubrio e gli strumenti musicali, perché lui era di famiglia di grandi musicisti, ha lanciato a Patti Bravi, i Vortici, la sua orchestra. Eh sì, dopo lui ha cominciato questa impresa a 42 anni, pensate cosa che ha fatto. 13 Guinness World Record, il re del ciclismo estremo. Ciao Filippo, ciao Giuliano. Ci vediamo presto io e te, un grande bacio. Montanaro, un amico, una persona super speciale, numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa, Montanaro, grazie di esistere. Fabio Tavares, un amico, una persona super speciale, numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa, Fabio, un grande grazie di esistere, di seguirmi. Siete in tantissimi, Mauro, Antonio, Anna, Riccardo, Titti, Alex, tutti voi super speciali, numero uno, tutto il mio cuore. Batte forte per tutti voi e tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie ancora di esistere. Bacio dal primo d'ora Renato Zilio, vi voglio bene. Beviamo un goccio.
mi termina carbonara.